Volete stupire i vostri ospiti con delle finte chips di patate? Allora, la soluzione giusta che fa il caso vostro è la manioca. Eccola qua, questa particolare radice tuberosa. Scoprite tutti i dettagli nel video insieme a me per preparare le chips di manioca al forno. Come si prepara questa manioca? La manioca è chiamata anche yuca o cassava, ok? È una radice tuberosa tipica dell'America del Sud. Ha un sapore che ricorda moltissimo quello delle patate, anche una consistenza molto simile una volta cotta, ok? La preparazione è un pochettino particolare perché prima bisogna lessare la manioca e poi bisogna cuocerla al forno oppure friggerla se preferite. La trovate facilmente nei supermercati ben forniti oppure anche dal fruttivendolo potete prenotarla. Quindi come si fa? Io questa l'ho tagliata già a metà, vedete? Quindi con un coltello a lama affilata, vedete anche la consistenza molto dura, è coriacea, ok? Quindi la tagliamo praticamente a cilindretti. Ce ne sono anche di più piccoline, queste sono molto grandi, ok? Dipende anche da quella che trovate. Poi, come si procede? Intanto dobbiamo togliere la parte coriacea, quindi possiamo inciderla così, con un coltellino più piccolo, e vedete qui all'interno, non so se si riesce a notare, c'è un bordo. Questo bordo deve essere rimosso, perché è presente una sostanza che si chiama maniotossina, che è una sostanza tossica che deve essere appunto rimossa, anche se comunque viene inattivata con il calore. Questa sostanza produce acido cianidrico addirittura, però, ripeto, non ve ne preoccupate perché con il calore viene inattivata. Però noi la sbucciamo, eccolo qua, vedete, la sbucciatura comunque è molto semplice e immediata. Procediamo in questo modo anche con gli altri pezzettini. Vedete? In alcuni casi si riesce addirittura a sbucciarla così, semplicemente con le mani. In altri, invece, magari verso le estremità, come in questo caso, è difficile toglierla, quindi posso consigliare di eseguire questa operazione. Quindi con il coltello togliete direttamente la parte coriacea. Una volta tagliati i pezzi di manioca cilindretti, cosa facciamo? Io vi consiglio questa operazione. Tagliamo a metà, ok? All'interno c'è un filetto. Questo filetto va rimosso. Ecco qua. Se è un po' più profondo, si toglie. Oppure come si fa? Si taglia ancora e si toglie. Così. La polpa è molto più morbida, quindi non ve ne preoccupate. Tagliamo i pezzettini di manioca a pezzettini, così come sto facendo, quindi realizziamo delle chips, proprio come fossero patate, insomma, no? Come vi dicevo, adesso dobbiamo precuocere la nostra manioca, quindi ho portato a bollore dell'acqua. Tuffiamo i pezzettini di manioca all'interno, li cuciniamo per circa 10 minuti, fino a quando risulteranno morbidi praticamente. Dopo circa 10 minuti, questo è il risultato. Quindi ho disposto tutti i pezzettini di manioca all'interno di una placca foderata con carta forno. Indovinate un po', ora dobbiamo insaporire il tutto. L'acqua non l'ho salata, ok? Quindi aggiungiamo un pochettino di sale sopra. Come vi dicevo all'inizio, per una versione un po' più peccaminosa potete anche friggere direttamente i pezzettini di manioca. In quel caso però tirate su dall'acqua i pezzettini, li lasciate raffreddare completamente, li asciugate e poi potete friggerli. Aggiungiamo un pochettino di pepe. E io vi suggerisco anche un po' di paprika piccante. Poi, ragazzi, i gusti sono personali, quindi se volete potete aggiungere tutte le spezie che vi piacciono di più. Ad esempio sono perfette anche con dell'aglio in polvere. Ok, un filino di olio e via in forno. Vi consiglio 200-220 gradi per circa 15 minuti o fino a doratura, magari a metà cottura li rigiriamo.
E voilà, le nostre chips di manioca pronte per essere servite. Sembrano proprio delle patate dorate al forno. Io le propongo così, con un pochettino di prezzemolo fresco sopra. Se volete potete anche accompagnarle con una salsina, ad esempio un po' di ketchup, preparatelo in casa, mi raccomando, seguite sempre la ricetta su My Personal Trainer, oppure ottima anche la salsa allo yogurt. E la vostra salsa preferita di accompagnamento quale sarà? Scrivetemi un commento qui sotto. Ciao ragazzi, alla prossima!